sapevamo che era una partita dura, abbiamo trovato una squadra che era ferita, sapevamo che faceva di tutto per metterci in difficoltà, e me l'aspettavo così la partita. Speravo di trovare un gol, però secondo me la mia squadra ha sbagliato l'approccio alla partita. Dovevamo partire più rabbiosi, più cattivi, invece ci siamo fatti nervosire, Mannini molto nervoso. E provate anche a mettere Ciani largo, giocare 4-3-3, che sapevo che loro avevano preparato, volevano giocare con una difesa 5, di lasciare i tre centrali senza punti di riferimento, però alla fine ho cambiato dopo 20 minuti perché facevamo fatica. Il risultato della Maceratese ha pesato in qualche modo? No, noi oggi dobbiamo pensare, perché qua se no si butta tutto il lavoro fatto. Noi penso che abbiamo fatto un buonissimo lavoro, 54 punti sul campo per come eravamo partiti e per tutto quello che abbiamo passato sono tanti. E il fatto che oggi la spalla è 8 punti, c'è il rammarico, però non dobbiamo buttare, dobbiamo guardare avanti, abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere e penso che non è da buttare via tutto quello che ha fatto questa squadra. Normale, io sono molto esigente, mi aspetto di più. È anche vero che secondo me abbiamo tanti giocatori che cominciano un po' a sentire le partite sulle gambe, perché abbiamo 6 o 7 giocatori che in carriera non hanno mai fatto 27-28 partite e tutto questo un po' ci viene a pesare. Speriamo di recuperare Nacho la Varela al 100%, perché per me è un giocatore importante e per l'ennesima volta, per alta, devo dire che si sta dimostrando un giocatore di grandissime qualità. Andiamo a scarico sull'attaccante, perché so che noi giochiamo con i nostri attaccanti spalla alla porta. Ma tante volte, se andate a vedere tante partite, noi sbagliamo l'appoggio anche in uscita. Tante volte è là che non mi aspetto quegli errori dai giocatori che abbiamo, però ci sta, è un momento così. Ma il fatto che mi consola è che, anche nell'ottica nei playoff, è che questa squadra sta prendendo pochissimi gol e questo è importante. Forse all'inizio ne abbiamo presi tanti, ne abbiamo presi 22 se non sbaglio. E il fatto che siamo da dopo il Rimini che non subiamo gol, per me è un qualcosa che mi fa stare tranquillo. 1-5 partite. Sì, no, è andato. Il problema mio, su questo sono contento, ma per il parco attaccanti, per la qualità dei giocatori che abbiamo, dobbiamo creare qualcosa in più. Senti, su. Io sono curioso di vedere Diego dal primo minuto e siccome. Però è innegabile che un Diego così non può stare fuori. E vediamo, ma sto giro ci penso veramente. Beh, è un problema ora che si sovrappone al rientro di Varela. Si può giocare anche con Varela e per sì. Sicuramente. 4-4-2. Che tu dici? Che Nacho Varela che ha fatto per 2 mesi con Montella. Cosa ha fatto? Peraltro non può fare a mezza punta. Allora è 4-3-1-2, non è 4-4-2. Ma è una rivoluzione? No, perché è una rivoluzione? E Giuseppe Ricciani? Mi rompete sempre i coglioni che mai. Mettetevi d'accordo. In 13 non si gioca. Bravo. Senti, come a questo punto del campionato ti aspettavi di dover fare i conti con il Siena? Io mi aspettavo che Siena sicuramente era più in alto, perché Siena è una rosa, l'ha dimostrata anche in casa da noi, che è stata una bellissima partita. Dopo è stata smantellata la squadra, ma sono rimasti giocatori importanti, e lo dimostra anche la montata in calci. È una montata in calci importante, e i giocatori che sono rimasti sono giocatori importanti. Qualcuno l'abbiamo preso noi, qualcuno è andato in altre società. Mi aspettavo sicuramente poteva stare più in alto, ma sicuramente, perché ha dei valori molto molto buoni. Che se oggi noi andiamo a vedere, andiamo a confrontare la rosa di come era partito Siena, la rosa del Teramo, la rosa da spalla, penso che non possono, stanno ai nostri stessi livelli. Non è che noi siamo un suo squadrone, perché a me tante volte mi fanno sorridere sempre che noi siamo del Madrid. Siamo una squadra ben costruita e che tante volte anche nelle scelte dei giocatori che ci dimentichiamo che tanti giocatori che sono arrivati erano da 7-8 mesi che non giocavano. Non è che abbiamo una bacchetta magica di metterli in condizione o che
giocatore ci può stare. Da Macrissimi, per esempio, mi aspettavo molto di più, sta facendo più fatica e penso che oggi il nostro problema principale è l'air mezzo. Perché c'erano i vecchiettini da gradinate che erano avvelenati, era sempre pieno, no? C'era sempre entusiasmo. L'ho sempre trovato e l'ho trovato migliorato. Questo terreno mi tagliava le gambe dopo 20 minuti, era molto argilloso, molto, molto pesante. Non ho fatto mai delle buone prestazioni in questo stadio. Tante volte abbiamo vinto anche soffrendo, tantissime volte, ma un anno ci abbiamo preso uno scudetto, se non sbaglio. Fuori gioco, la polemica del fuori gioco. Però devo dire che è una piazza che merita, è una piazza che per tanti anni ha visto un buon calcio, ha fatto la Serie A, non tantissimi anni fa. E oggi sicuramente vederlo mezzo vuoto non è stato bellissimo, però grandissimo rispetto.